È stato promosso dalla CGIL stessa. Le parole di Susanna Camusso sono state ascoltate dal vicepresidente di Confcommercio e presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Lino Stoppani, che salutiamo e ringraziamo. Stoppani, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno anche a voi. La vostra posizione sul decreto dignità, sui contratti a tempo determinato, sulle abolizione della causale nel momento del rinnovo, sui voucher, è molto importante perché voi avete la misura del lavoro concreto, terreno, quindi ce la dica. Beh, evidentemente molto distante dalla posizione della Camusso che ho appena ascoltato, insomma, perché lei lamenta che c'è un eccesso di liberalizzazione sul lavoro, che non ci sia in questo paese dei percorsi per favorire la stabilità. Noi lo critichiamo, ma sempre con rispetto parlando, non è una critica al governo, ma indirizzata su quattro elementi di contrarietà. Il primo è lo strumento, il secondo aspetto sono i tempi, il terzo è la giustificazione, il quarto sono le conseguenze. Sullo strumento, secondo noi, insomma, è un eccessivo irrigidimento, una complicazione su un utilizzo di forme di flessibilità che sono indispensabili per le imprese e anche per sostenere nuova occupazione, insomma, perché i contratti a tempo determinato sono utili per tutte le attività, anche quella a carattere stagionale, magari anche per quelle aperte tutto l'anno, perché molte attività sono caratterizzate da quei cosiddetti picchi che sono fisiologici, basti pensare a Ferragosto per le attività turistiche. Però scusi Stoppani, da quello che capisco, in realtà ad esempio in agricoltura i buoni lavoro per studenti, pensionati e disoccupati ci sono, non sono stati cancellati. Ma non ci sono per le mie attività, io rappresento Confcommercio, sto criticando l'introduzione di limitazioni sull'utilizzo dei contratti di lavoro determinato perché, ripeto, mi impediscono di favorire quelle che sono la gestione di quei picchi di attività che sono fondamentali per le attività di natura commerciale, basti pensare ai saldi, a Natale per i negozi, al Ferragosto, come stavo dicendo. Quindi voi salutereste con favore quello che leggiamo, che ho letto poco fa, cioè l'intenzione di Lega e Movimento 5 Stelle di dire in realtà sì ai voucher contro i quali si batterà invece la CGIL, da quello che abbiamo sentito. Sì, però i voucher hanno un'altra destinazione, un'altra motivazione e sono anche una forte limitazione sugli importi. Qui stiamo parlando invece di una diversa regolamentazione del contratto a tempo determinato con l'imposizione dei causali, con la riduzione di quelle che sono le possibilità di proroghe, la limitazione della soglia del 20% per le loro applicazioni, che sono interventi strutturali, insomma. Però da quello che capisco Stoppani... Sì, scusi, vada. Finisca lei, poi le faccio la domanda. Ah no, anche sui tempi, insomma, si interviene sul contratto a tempo determinato, tra l'altro la terza volta nel giro di pochi anni, creando anche confusione e difficoltà di applicazione, insomma. C'è una norma sul Jobs Act introdotta pochi anni fa, di cui non si ha ancora esplicitato, insomma, quelli che sono tutti gli effetti e lo andiamo a correggere. Oppure siamo adesso in un contesto in cui si sembra, insomma, che ci sia una fase ciclica espansiva e va sostenuta anche favorendo quello che è il lavoro. Poi si parla di anomalie e di abusi sull'utilizzo del contratto a tempo determinato, quando insomma la media italiana è 15,5, è allineata alla media dell'area euro o della media UE ed è assolutamente inferiore rispetto a quella di due paesi simili in termini economici come il nostro, che sono la Francia e la Spagna, dove il rapporto determinato indeterminato è del 26,8%, insomma. Ma più ancora di queste giustificazioni sono le conseguenze, insomma. Cioè, Stoppani, la sua è una condanna totale, mi pare. Beh, insomma, lo presentiamo con rispetto, il ruolo delle parti sociali è quello di rappresentare alla interlocuzione politica quelle che sono le posizioni dell'impresa, senza strumentalizzare i provvedimenti, con spirito costruttivo e con la speranza che siamo ascoltati. Sì, però lo spirito costruttivo dove sta? Laddove c'è una fortissima... c'è una fortissima domanda di un minimo di certezze esistenziali per coloro che passano da un contratto precario all'altro. Dov'è la proposta? Qual è la proposta? La proposta evidentemente è quella di eliminare quelli che sono gli aspetti delle causali e del limite dei 12 mesi, almeno in quei settori dove già la contrattazione collettiva ha individuato questi bisogni, queste particolari, e questo va nella direzione di favorire la semplificazione, che è uno dei programmi, dei progetti e degli obiettivi del programma elettorale, e che comunque non va a limitare quelle che sono le tutele per i lavoratori. Inoltre, insomma, c'è anche un aspetto economico, insomma, si parla spesso di cuneo fiscale e di quello che è il peso e il problema competitivo che ha questo paese nella gestione anche del fattore lavoro, lo andiamo ulteriormente ad appesantire con degli aggravi su quelli che sono i rinnovi, insomma. Tra l'altro poi
È un provvedimento che, almeno dalla prima interpretazione, interviene anche sui contratti corsi e ponendo anche dei problemi su quella che è l'interpretazione. Su quello poi in realtà bisogna entrare nel merito, ora non ho tempo di capire, di raccontare quello che accadrebbe ai contratti in corso, perché poi in sede di conversione vedremo cosa sarà modificato. Grazie davvero a Lino Stoppani, vicepresidente di Confcommercio. Adesso, subito dopo il GR1.